Come avere una goccia di miele di Sabrina e Olivia Bertini. Nella foresta selvaggia, tutte le mattine, appena sorgeva il sole e i suoi raggi illuminavano gli alberi e le piante, gli animali si svegliavano e iniziavano la loro giornata. La regina delle api abitava nel centro del suo alveare ed aspettava che le api operaie le portassero il polline di tutti i fiori della foresta per produrre il suo dolcissimo miele. Alla luce del sole il miele sembrava oro liquido e il suo profumo era irresistibile per tutti, ma soprattutto per l'orsetto One. Mamma orsa, tutte le mattine, doveva ricordargli di non andare a mettere il naso nell'alveare. Mio piccino, non lo fare, che poi il tuo bel nasino si riempirà di buboni. Ma come tutti sanno, non esiste orso che può resistere al richiamo del miele. E così Oni resistette 1, 2, 3, 4 giorni. Ma al quinto si mise sotto l'alveare e con la bocca aperta, sperando che qualche goccia di miele potesse colare giù. Proprio in quel momento passò Mamma Orsa e vedendolo gli disse: "Se le parole di tua mamma non sono sufficienti e non puoi resistere al miele, perché non vai dalla lepre saggia a chiedergli consiglio? La sua tana si trova sotto alle tre querce dai tronchi intrecciati." E così One decise di andare dalla lepre saggia. Cammina, cammina, l'orsetto incontrò la sua amica volpe, che gli chiese dove stesse andando. L'orsetto le raccontò tutta la storia e la volpe, che era molto furbetta, gli propose il suo aiuto, dicendogli di far parlare lei davanti alla lepre saggia, e così fecero quando arrivarono alle tre querce. La volpe cercò di addolcire la voce ed iniziò a parlare. "Lepre saggia, siamo noi, la volpe rossa e l'orso One. Siamo venuti da te perché cerchiamo un tuo consiglio. Mamma Orsa è malata e guarirà solo se riusciremo a portarle il miele della regina delle api. Puoi dirci come prenderlo senza rischiare le punture delle api?" L'orsetto, dalla vergogna, diventò tutto rosso sulle guance. E il suo sguardo non riuscì ad alzarsi dalle sue zampe. Quella era davvero una grande bugia e non poteva essere giustificata neanche da tutta la sua voglia di miele. La lepre, che era molto saggia, capì subito l'inganno della volpe e così rispose ai due visitatori: "Miei cari amici, siete davvero molto fortunati. La regina delle api ama moltissimo la morbidezza della coda delle volpi. Mettete la coda della volpe rossa nel mezzo dell'alveare. E tu, Oney, chiedi per piacere di poter ricevere una goccia di miele. Vedrete cosa succede." Come tutti vi potrete immaginare, il culetto della volpe si riempì di punture delle api, ma almeno la volpe imparò la lezione. Non si raccontano bugie. E Oni capì che per poter ricevere qualsiasi cosa basta chiedere sempre per piacere o ascoltare i consigli della mamma e di chi è più saggio di noi.